Ciao Cazione, benvenuti nel canale di Chef Tronchi Chin. Oggi in veste di Tronchi Gym, perché vi andremo a illustrare la vendita per tutta l'Italia delle strutture gabbie Power Rack per la palestra in casa. Strutture made in Italy 100%. E bando alle chiacchiere, vi vado a illustrare direttamente il prodotto. Vediamo subito. Sgancio da supportus e eccolo qua. Vi faccio una bella videata dall'alto in basso. Eccolo qua, la panca non è inclusa, ragazzi, magari qualcuno ci prova a chiedere. Allora, nella struttura è compresa una coppia di supporti per il bilanciere, una coppia di safety bar o spotter, ovvero poi vi mostrerò come funziona. In questo caso abbiamo una barra per le trazioni doppia, compresa doppia, solitamente viene fornita con quella singola. E poi la struttura si può personalizzare a piacimento. In questo caso abbiamo messo dei supporti per dischi da 25 mm sempre, altre coppie aggiuntive per bilanciere e anche altre ancora per non stare sempre a spostare i bilancieri. E poi questa è la caratteristica della gabbia da 6 cm di spessore. Spessore questo qua, di 6 cm, una bella struttura rigida. Adesso la muovo e rimane, ha un carico tranquillamente, può reggere fino a 300 kg senza problemi. Per il discorso di che me lo chiedono in molti, l'omologazione per l'utilizzo a uso commerciale non ha bisogno di certificazioni, perché in questo caso la struttura è fissa. Si parla di certificazione per uso commerciale quando ad esempio abbiamo anche tipo una piccola carrucola o un movimento tipo la lat machine, una lat machine o qualcosa, o qualche qualsiasi strumento che abbia un movimento con dei macchinari, tipo la carrucola con i cavi, lì necessita di questo certificato. In questo caso non necessita. E adesso andiamo a farmi vedere le varie funzioni principali. Vediamo, eccoci qua, faccio vedere la posizione, ci dovrebbe essere. La prima cosa che faccio vedere è la funzione safety bar, ovvero queste barre qua. È come avere uno spotter sempre a vostra disposizione 24 ore su 24. E quindi io non mi sono scaldato per niente, però il carico è poco. È giusto per farvi vedere il suo funzionamento. Quindi, ve l'ho regolato, è da regolare, io già l'ho regolato per le mie funzioni di altezza della panca. E quindi, ora andiamo a alzare il bilanciere e fare questo movimento qua. Come potete vedere, il movimento viene eseguito quasi tutto, cioè con un piccolo spazio che vi serve nel caso che caricate, fate per massimizzare il vostro allenamento, quindi fino all'ultimo ripetizione non riuscite più a sollevare il bilanciere. Come potete vedere, io lascio e vado a sfilarmi sotto così. E quindi non ho problemi e non vi vado neanche a fare male. Quindi è fatto per questa funzione. Ok. Cambiamo posizione di telecamera. Vediamo un po' di puntarla un po' più in alto. Vediamo,
Ok, da qui andiamo a prendere la parte con me. Che salute ragazzi, secondo il resto che apro un po' qua per un cambio di aria. Questo per la funzione di squat, quindi tranquillamente siete tutti liberi, e qui anche i spotter vanno a venire in aiuto, che se fate un movimento finale fino a qui, se non riuscite vi andate a sganciare così e siete a posto. Ok, quindi di nuovo è comunque una struttura bella rigida e funzionale per il vostro allenamento. La qualità prezzo 1, 2, 3 è la migliore in Italia per qualità prezzo, senza nascondere niente. Le ditte concorrenti, senza fare i nomi, tanto giro giusto quelle, uno sono made in Cina. Niente da ridire, l'unica cosa che questi costano quasi la metà, un buon 50% paragonato a quelle sul mercato. Poi un'altra cosa che vi facciamo andare a vedere è con lo Sapiti Bar. Posso fare anche altri esercizi tipo questo qua. Tranquillamente il bilanciere così, metto dentro la gabbia, fate una le belle alzate tranquillamente, senza chinarvi, e tranquillamente sul safety bar. Allora, un'altra funzione che volevo far vedere era questa qua. Andiamo a inquadrare più in su per la barra. Adesso sono a freddo, ma con la barra posso fare esercizi di addominali per portare fino in alto. Trazioni non riesco al momento, però è molto funzionale. Abbiamo anche il discorso di presa larga, presa stretta e tutte le prese. La fatica c'è. Va bene, il mio video termina qua con un po' di fiatone perché ancora devo tornare bene in forma, però vi posso dire, e se non ve l'ho detto perché mi sono scordato che il video l'ho fatto diverse volte, allora per ordinarla basta che mi contatto tramite email o Facebook, Chef Tronchi Gin, o Tronchi Gin mi trovate su Facebook, o forse prossimamente creerò anche una pagina Gabbia Power Rack. Quindi per ordinarla basta che mi dite le caratteristiche e vi faccio subito un preventivo. Per la struttura del genere e senza accessori, modello basic da 6 cm con coppia di supporti più bilanciere, coppia safety bar o spotter, una barra per le trazioni costa 290 più IVA, più 35 euro di spedizioni in tutta Italia e 45 euro per le isole, ovvero Sicilia e Sardegna. Poi tutti i vari accessori vengono aggiunti al preventivo per darvi un'idea,
una coppia di bilancieri in più, che io consiglio sempre, sono 40 euro più IVA. Poi se la volete verniciata, ovvero perché questa è la struttura grezza, se la avete verniciata di nero con dei vernici a polvere, viene 100 euro più IVA. Consegne circa 7-10 giorni lavorativi dal momento del pagamento. Mi confermate l'ordine, quindi vi invio una fattura direttamente con codice fiscale nel caso siete un privato, oppure con la partita IVA nel caso avete una ditta o una struttura, una palestra per poterla scaricare. E quindi vi è inviato tutti per email tutta la richiesta. Fate il pagamento, mandate nel caso il pagamento bonifico o PayPal. Nel caso fate PayPal, che magari volete avere più garanzie, c'è da richiedere il 3,4% in più del valore della cifra da versare per le tasse di PayPal. E va bene, io vi chiudo qua la registrazione. Contattatevi senza problemi, fatemi le mille domande o mille dubbi che avete in mente, che come riesco vi rispondo senza problemi, perché capisco che fate un bel acquisto. E quello che punto è di poter promuovere il Made in Italy, che veramente ne vale la pena. Vi faccio vedere anche la struttura, così magari iscrivetevi al mio canale, che lo metto da qualche parte qua. I video qua sotto, magari qualche altro tutorial o qualche altro esercizio. Dopo, gli esercizi ce ne sono anche molti altri da poter fare, ma io vi ho mostrato quelli principali. Ok, poi ci potrebbe essere anche l'esercizio per le trazioni, che è un accessorio in più che qui non ho. E comunque, tramite foto e tutto il resto, vi posso mostrare tutto quanto. Contattatemi e pompate, ragazzi!